docenti, studenti, professionisti e anche un giudice del Tribunale di Rimini insieme per parlare di responsabilità e trasparenza, non con una semplice lezione frontale, ma con un confronto in cui sono stati gli stessi studenti a commentare ordinamenti e sentenze, per condividere sin dalla scuola valori imprescindibili per chi esercita professioni economiche. Abbiamo sempre avuto rapporti con gli ordinatori commercialisti o tutti i partner, diciamo, economici territoriali e questa mattina abbiamo voluto parlare di responsabilità soprattutto da un punto di vista positivo, nel senso di porre al centro dell'attenzione la persona e la persona al meglio di sé, cioè la persona che in ambito economico, in ambito sociale, in ambito anche scolastico ovviamente dia il meglio in tutta la complessità delle cose che vive. Saranno gli stessi studenti del Valturio, quattro nostre eccellenze, a rappresentare delle sentenze che appunto illustreranno il concetto di responsabilità in ambito economico. Penale, civile ed anche deontologica che noi affrontiamo nella nostra professione proprio per mettere in evidenza le criticità che ci potrebbero essere da comportamenti eticamente non corretti nello svolgere la nostra professione. In particolare esaminerò quello che è il riferimento alla responsabilità che grava sia patrimoniale che appunto penale sul collegio sindacale e quindi sui sindaci poi singolarmente. Il ruolo che ha il professionista nei confronti della clientela, e io mi occuperò principalmente della responsabilità che ha un consulente del lavoro nei confronti di un notaio. Tratto la responsabilità degli amministratori, in particolare riguardo alla tenuta regolare delle scritture contabili. Comunque siamo stati seguiti dai nostri insegnanti che ci hanno aiutato a chiarire qualsiasi dubbio e appunto la preparazione di questa scuola ci ha facilitato.